stavolta, insomma, si è preparato. Fammi ascoltare un po' Salvador. Va bene, io innanzitutto voglio dare il benvenuto a tutti quanti. Grazie. È un piacere. Per prima cosa voglio ringraziare i ragazzi, che quest'anno è stato un anno favoloso, insomma, rispetto al sociale. Voglio ringraziare le famiglie che ci stanno vicine, insomma, le persone dirette e indirette, insomma, che ci danno una mano in questa storia. Allora, quindi noi quest'anno abbiamo fatto una miriade di cose. Anche se stiamo attraversando un momento storico in cui il sociale, come sapete tutti, è stato tagliato, noi in qualche modo abbiamo rinnovato, abbiamo impostato in maniera diversa, abbiamo dato un accento in più rispetto a quello che possono essere tutte le altre realtà del territorio. Quindi abbiamo creato un gruppo, una struttura, un'idea d'avanguardia sociale della società civile, in cui molti parlano, prima ne parlavamo rispetto ai politici, però poi concretamente non fanno niente. Io il 24 e il 25 di quest'anno ho fatto un sogno, per questo me lo sono scritto, perché non me lo ricordavo tutto. Ve lo leggo così come l'ho scritto la mattina, perché sennò poi, insomma, l'avrei perso. È una lettera indirizzata all'anno 2013 e inizia così. Caro signor 2013, tuo fratello 2012 non è stato molto clemente con noi. Per questo confidiamo in un tuo riscatto, pertanto abbiamo preparato una lista di raccomandazioni. 1. Fai in modo che la disoccupazione scenda. Fai in modo che scompaia quella cappa di crisi che sta sulle nostre teste. Fai in modo che la finiscono con lo spavacchio della fine del mondo. Fai in modo che il femminicidio finisca di fare vittime. Fai in modo che per gli esodati si trovi una soluzione. Fai in modo che i lavoratori dell'Alcoa e dell'Ilva continuino a lavorare e che si bonifichi l'ambiente. Fa che le carceri italiane diventino più umane, ma soprattutto che diventino istituti rieducativi. Fa che una volta per tutte chiudano i manicomi in Italia, come voleva Basaglia, e che chi ci lavora trova collocazione in un altro ospedale, visto che gli infermieri ne servono tanti. Fa in modo che non muoia più un bambino di fame, oggi ne muore uno ogni 3 secondi. Fa in modo che Obama faccia una legge per il controllo delle armi, 30 bambini uccisi in una scuola non si possono dimenticare. Fai in modo che non ci siano più schettini a guidare navi, pullman o treni, al massimo biciclette. Fai una grande spolverata di semi di solidarietà nei cervelli di chi ci governa, sperando che così cresca in loro la cura per gli altri. Fa che i lusi, i fioriti, la mala politica scompaia dall'Italia. Fa che la legalità prenda più piede. Fa che le elezioni le vincano chi ha una propensione verso l'altro, verso i più deboli. Pubblicità. Fa che tra Israele e Palestina si possa abbattere il muro fatto di odio, violenza e diffidenza reciproca, che dura da oltre 60 anni, così che possa regnare la pace. Il prezzo delle guerre è altissimo. In Medio Oriente 215.000 morti, in Asia 410.000 morti, in Africa 640.000 morti, in Europa 51.000 morti, in America Latina 350.000 morti, per un totale di 1.666.000 morti in guerra. Fai in modo che finiscano questi orrori. Fa che i nostri pensionati possano vivere dignitosamente. Fa che i poveri non siano più tali. Fa in modo che noi nel tuo anno saremo dei bravi operatori sociali, che i nostri ragazzi diventano degli uomini con una sola fragilità, l'amore, che poi diventa la forza più potente quando incontra l'altro. Fa in modo che nel tuo anno Samedi si sposi. Fa in modo che l'essere umano possa riconoscere se stesso come individuo, ma ancora più importante è riconoscere che sono individuo anche gli altri.
ma soprattutto fai in modo che tu, carissimo 2013, diventi immortale, che tutti si possano ricordare per l'anno che è stato sconfitto il cancro. Noi ti chiediamo tutto questo perché siamo esseri umani e non abbiamo certezze assolute. Lavoriamo spesso sui dubbi e pratichiamo l'utopia. Questo è l'unico modo serio che conosciamo per affrontare la realtà. Buon appetito. Se qualcuno di voi vorrà dire qualcosa, insomma, siamo qui. Io ce l'ho messa tutta, sapete, ma oltre questo. Di nuovo con la fedeltà. Grazie.